Ragazzi, buongiorno. La persona che ti cambierà la vita, chi è questa persona? Andremo a descrivere la persona. Non per forza deve essere una persona, un uomo o una donna per relazione. Può essere che sarà un'altra persona che ti cambierà la vita, che ti aiuterà. Quindi andremo a vedere cosa ti darà questa persona, in che modo cambierà la tua vita e che vita sarà, insomma, grazie a questa persona oppure con questa persona. Insomma, interattivo è questo. Abbiamo tre varianti e niente, io vado, io inizio. Variante numero 1. Ho già mazzo purificato da Nora, la mia gatta nera è stata stesa sopra questo mazzo. Ok, allora voglio fare così. Descriviamo te prima di tutto. Vediamo in che energia tu ti trovi. Ecco, tre carte per vedere le tue energie, in quale tu ti trovi adesso. Se senti che ti risuona, vai avanti, se no puoi provare di cambiare la variante. Questa è la tua energia. Voglio vedere una carta. Quando sarà? Da adesso fino a quando? Quando? No, due voglio prendere. Se mi diranno, se no, pazienza. Non sempre si può vedere, ma viene da sparire terza. Ok, bene. Dopo apriremo tutto. Questa è te, questa sei te, la tua energia. Andiamo a vedere questa persona. Chi è questa persona? Questa persona è questo. È questo. Aprirò una per una. È questo. Questo. Vediamo il cambiamento che ti porterà. Vediamo da cosa a cosa cambierà. Quindi quello che c'era c'è inizialmente e come cambierà. Ok. Tu come diventerai? Insomma, se ti cambierà la vita, quindi tu diventerai così, diventerai. Due carte voglio. Come diventerai? Ok, e questa persona per te chi sarà? Così. Qui 5 di spade, fondo mazzo. E andiamo. 5 di spade può essere un po' di ingiustizia, energia di ingiustizia, che non è giusto come mi hanno trattato. Mi sono sentita tradita, quindi questa energia potrebbe essere adesso, in questo periodo della tua vita, come dire, puoi sentirti così in questo periodo della vita. Ecco, vediamo in che energia tu ti trovi. 4 di coppe. C'è la paura, c'è la sensazione che. Ok, magari come vivo io non è quello che voglio veramente, però ho anche paura di cambiare, paura di quello che potrebbe essere. Quindi, se io ho paura di quello che potrebbe essere, allora rimango ferma, rimango immobile. Cavaliere di coppe, quindi sì, ho paura di amare, ho paura di innamorarmi, ho paura di essere corteggiata, insomma, ho paura di tutto questo, però ho bisogno. Ok. Sì, c'è la sensazione che proprio hai bisogno di essere innamorata, sentirti innamorata, sentire queste farfalle nello stomaco. Nella tua vita, adesso, potrebbe veramente essere una persona così o presentarsi nella tua vita una persona così. In questo periodo potresti attrarre le persone che possono corteggiarti o in qualche modo, insomma, le persone che ti daranno attenzione. Il problema è che tu potresti risultare
o indifferente o un po' troppo spinosa con questo uno di spade. Spinosa nel senso antiquatica, per esempio, o in generale emanare questa energia di una donna a quale non interessa essere corteggiata, anche se la verità è tutt'altra. Quindi la tua energia adesso è questa. Adesso andiamo a vedere chi è questa persona che ti cambierà la vita. Eremita, eremita rovesciata. Devo chiedere se io la devo leggere rovesciata. No, non devo leggere rovesciata. Ok. Ti cambierà la vita una persona molto profonda, molto anima profonda, antica anima, mi viene da dire. Non importa quanti anni ha, è maschio o femmina, questo tutto non importa, questa persona ha un'anima antica. Se è una persona giovane, non per la sua età, è anima antica, è molto spirituale, profonda. Questa è una persona che ha vissuto delle esperienze particolari, riesce a sentire, è molto empatica, riesce a sentire altro, capire altro, compassione c'è. Io voglio aprire questo eremita. Può essere una guida, o voglio capire un attimo. Apriamo altre carte, dopo ti dico. Ok, è una persona che sembra un po' antisociale, o come si dice? Asociale, asociale proprio questo. Difficile molto collaborare con questa persona, è una persona distaccata nel mondo suo. Questa persona ama natura, gli piace anche stare sola, o solo, insomma. Andare, non so, in bosco a passeggiare da solo, andare in montagna da solo, stare solo, andare in moto da solo. Questo asociale, spero che non è perché sono asociale proprio come disturbo. Vediamo perché lui così o lei. Non lo so chi è maschio o femmina, non mi fanno vedere. Re di denaro mi hanno fatto vedere. Ok, queste sono le esperienze. È una persona buona, ha avuto delle esperienze particolari dove è stato trattato molto male. Per qualcuno lui aveva perso anche dei soldi, grandi soldi. O è stato truffato, in qualche modo manipolato, ingannato, è rimasto senza niente. Come se fosse aveva qualcosa, bene materiale, e poi ha perso, ok? Questo. Qui anche un'altra cosa. No, c'ho la sensazione proprio che è stato molto. Ha sofferto tanto un'ingiustizia e ha perso tanto. Per qualcuno proprio ha perso anche la salute, a livello di salute proprio che gli è successo qualcosa, un incidente.
o qualcosa, una disgrazia, insomma. Ok. E da lì questa persona si è isolata. Ok. È un guerriere, per qualcuno può essere proprio ora, per qualcuno, ragazzi, voi prendete quello che vi risuona, può essere un militare, ok? Un militare, proprio un militare che va in missione, insomma, militare, dove deve stare per parecchio tempo da solo. Una persona che lavora per conto suo, ripeto, o lavora per conto suo, per conto suo, perché è un imprenditore per conto suo, libero professionista per conto suo, oppure, come ho detto, ce l'ha delle, diciamo, missioni dove lui deve essere spedito lontano e stare solo. Ecco, qualcosa in questo senso. Per qualcuno questo uomo può essere un semplice detective. Detective. Oh Madonna, mi fa paura questa cosa. Io ho contattato un detective 2 giorni fa perché mi serve per una cosa mia. Sì, perché guardate, lui è uno che osserva come una spia. Che osserva di nascosto, attacca di nascosto. Quindi o un detective o qualcuno come qualcosa simile che deve scoprire i casi, insomma, in polizia ora, in polizia criminalistica, dove deve scoprire qualcosa. Come un detective, non so adesso spiegare. È una persona estremamente intelligente, una persona che non ha paura di stare solo, sicuramente. E ce l'ha questa. Ama molto quello che fa, lavoro, quello che è il suo lavoro. Gli piace questo perché è proprio come se fosse lui in tutta la vita vuole combattere con qualcosa, combattere per la giustizia, combattere per dimostrare che lui è capace, ma tutto questo da solo. Ecco, come questa cosa che mi è arrivata con il detective, veramente, perché di solito è lui che da solo cerca, cioè, non so, la persona scomparsa e deve trovare questa persona scomparsa e quindi da solo lì cerca, cerca, cerca finché trova. Ok. E poi se trova, dimostra a se stesso di essere veramente molto wow. Interessante. Questa persona ti cambierà la vita. Andiamo a vedere in che modo, da cosa a cosa. La morte era prima e a cosa? Giudizio. Questo è proprio il karma, ragazzi. Wow. Ma Dio santo, non è che ora che ho aperto queste carte mi viene la sensazione che la persona che ti cambierà la vita, che è una persona morta, che diventa tuo angelo e ti protegge dopo la morte. Diciamo, per qualcuno sarà anche questa informazione, anche questo, perché le carte sono pazzesche. Questa persona ti aiuterà a uscire, a rinascere. Quando tu conoscerai questa persona, nella tua vita sarà la morte. Comunque, non morte rappresenta il buio. Magari non in tutta vita buio, ma in qualcosa buio. La notte, la buio, no? Lo scuro. Lui ti riuscirà a ritrovare la pace. Ti aiuterà a uscire da questo buio. Proprio queste due carte fanno proprio vedere che ti cambierà la vita, proprio è il vero senso.
ti aiuta a rinascere, ti aiuta a risvegliare, a scoprire. Vedi, se questo uomo è veramente un detective, ti aiuta a trovare quello che tu cerchi, insomma, a scoprire qualcosa e ti regalerà un sollievo, come quando karma, quando viene fatto il karma, quando la giustizia, quando tu arrivi dove dovevi arrivare. Tipo, tu dovevi da A arrivare a Z. Va bene, non a Z, perché così dicendo da A fino a Z sembra la fine di vita, no? Ma insomma, tu ce l'hai un percorso da fare. E tu devi arrivare da A fino a Z per completare un percorso. Quindi questa persona ti prende in un periodo buio e ti aiuta ad arrivare a Z, a completare qualcosa, questo percorso. Andiamo a vedere come sarai dopo. Ti aiuterà a risolvere le paure, le insicurezze, le incertezze, ok? Riuscirà, guarda qua, anche qua, 8 di spade, quando occhi chiusi, quando qua ce l'abbiamo buio, anche qua occhi chiusi. E quindi, come se fossi. Mi è arrivata un'altra informazione, dovrò dire questa cosa dopo, cioè ora. Come se fosse quando occhi chiusi tu dici, oddio, io ho paura, io non so come sarà, non so come sarà, non lo so come si risolverà, mi fa paura. E dopo ti senti come un bambino amato. Come un bambino amato, protetto, accolto, accompagnato. Per qualcuno questa persona cambierà la vita. Adesso, madre, devo dire questa cosa, ma non vi spaventate, non dovete prendere tutto. Mi è venuta proprio la sensazione di una persona che è morta e ha donato qualcosa suo. Ha donato, devo dire, ragazzi, organi. Non posso mentirlo, ho visto questa cosa per qualcuno, oppure ha donato e con questo ha salvato qualcuno, oppure ha donato, non so, il sangue o bene, bene materiale, qualcosa ha donato e ti ha cambiato la vita. C'è proprio la sensazione che ritroverai qualcosa, ritroverai la sensibilità, anima, pace, tranquillità, ritroverai. Devo ancora aggiungere che questa persona potrebbe essere. Ora, se io devo guardare a questo, è molto simile anche a me, per esempio. Io sono eremita, io sono 100% eremita, va bene? Proprio il bosco. E io sono come carattere detective, mi piace trovare, scoprire, cercare questa cosa. Quindi potrebbe essere anche qualcosa come un operatore olistico, qualcuno che ti aiuta in quel senso. Anche questo potrebbe essere, sì. Alla fine quello che vediamo è una rinascita, un risveglio. E quando tu rinasci proprio come anima, come un bambino. Quindi rigenerata, ripulita, questo. Vediamo queste persone per te chi diventerà. Re di spade, Ierofante. Vedi, con queste due carte, maestro, cioè qua maschio, vedi, re di spade maschio. Quindi questa persona per te diventerà maestro, per te diventerà, se non maestro, una figura molto importante a quale tu darai la gratitudine. Sono piena di brividi, mamma mia. Manderai la gratitudine, sarai grata per sempre, mi viene da dire. Per qualcuno, se allora io vi dico perché mi serve il detective, ok? Oramai siamo tutti senza filtri. Io non conosco il mio babbo, io non l'ho mai visto in mia vita.
Una storia particolare: a 16 anni ho saputo che il babbo biologico mio è un'altra persona e che il cognome che io ce l'ho non è di babbo biologico. Insomma, è stata una tragedia per me. Quindi io pochi giorni fa ho contattato un detective, ho chiamato in lacrime perché a volte mi sento male perché non conoscere metà di tua storia è grave, non conoscere, cioè magari ho fratelli, sorelle, io mi sento tanto diversa dalla famiglia in quale mi sono cresciuta. Io, dopo che ho lavorato tantissimo con Teta Healing, abbiamo lavorato anche sul genetico di padre, e quando io attraverso meditazione ho visto il mio bisnonno, ho visto questa famiglia, cioè Deborah, mia dottoressa, mi ha fatto vedere loro per la prima volta attraverso Teta Healing, io ho pianto tantissimo perché sentivo che io sono più simile a loro che a quelle persone con quale sono cresciuta. E mi sentivo sempre con quelle persone come un estraneo, cioè con la mia famiglia in quale sono cresciuta. Mi sentivo molto sola e molto estranea. E quando, insomma, la man mano, sono già così tanti anni, io ho 37 anni, e ho saputo quando avevo 16, e solo adesso mi viene proprio voglia di trovarlo. E quindi ho contattato questo detective. E lui mi ha detto che mi aiuterà. Ho paura. Paura ce l'ho. Ecco, e adesso sto leggendo per voi, però vi avevo già detto che anch'io molto spesso guardo i miei video e noi siamo molto. La mia energia è legata a voi, e quindi se tu veramente cerchi una persona scomparsa, sarà trovata questa persona proprio qua in questa stesa, si vede. La persona scomparsa, oppure ti aiuteranno, cioè qualcosa sarà molto importante. Io voglio chiedere se questa persona può essere un partner che rimane nella tua vita. Anche sì, potrebbe essere per qualcuno anche il partner. Un'anima dispersa che tu cercavi tanto, aspettavi tanto, e quest'anima è arrivata nella tua vita. E ti ha riportato organi in una strana stesa. Ma che posso dire? Questi organi possono rappresentare anche le origini. Ho visto organi, ho detto organi. Ragazzi, interattivi bisogna sapere interpretare, bisogna abbinare. E sentire anche il vostro intuito, quello che si illumina. Vediamo quando. Magico proprio. Guarda, qui sono tre risposte: a qualcuno entro maggio, a qualcuno proprio in pochi giorni, e l'altra carta dice fatti sorprendere. Quindi da pochi giorni, da adesso fino a maggio prossimo. Fino a maggio prossimo. E questi giorni anche. Ok, io ho finito questa stesa. Raccontate come vi siete trovati. Mettete like, io fermo e noi andiamo alla seconda variante. Andiamo avanti, variante numero 2. La persona che ti cambierà la vita. Questa stesa voglio fare con 78 porte. Ok. Prima di tutto andiamo a vedere in che energia tu ti trovi. Questa sei te. Adesso vediamo la descrizione di questa persona. Chi è questa persona? Chi è questa persona?
Ok. Come ti cambierà? Ok. Come sarai tu da cambiata? Ok. E chi sarà questa persona, il suo ruolo nella tua vita? Adesso voglio aggiungere questo oracolo, se oracolo vorrà dire, vediamo quando accadranno queste cose. Ora, non quando conoscerai, magari tu hai già conosciuto questa persona, ma quando accadranno queste cose. Scusa, guardavo il mio fuoco in TV. Ok, andiamo. In che energia tu ti trovi? 10 di coppe. È armonia, felicità, tranquillità, pace. Magari questa carta rappresenta la tua famiglia, te in famiglia, magari sei impegnata, fidanzata. Un attimo, sì. Io vedo che tu hai raggiunto una tua armonia e che hai imparato qualcosa di molto importante. Magari hai imparato a amare, hai imparato amore incondizionato. Hai completato qualcosa, hai raggiunto qualcosa, ti senti più spirituale, più saggia. E c'è la sensazione che tu hai completato qualcosa, non so, hai cresciuto figli o hai sistemato una tua dinamica familiare o insomma, qua si sente proprio finalmente sono riuscita e adesso che io sono riuscita posso andare avanti, posso magari cercare un'altra strada per me, magari dare anche aiuto agli altri. Condividere con altri quello che ho imparato sono queste carte. Quindi, in che energia tu ti trovi? In un'energia molto profonda, saggia, spirituale, come pronta di entrare, iniziare qualcosa di un'altra qualità, di magari anche se parliamo di amore. Di un'altra qualità proprio, più amore incondizionato, qualcosa di molto bello. Quindi la tua energia è bella, sana. Se tu sei single, con questa energia si può veramente incontrare un amore vero, un'anima gemella. Se tu non sei single, se tu sei già in coppia, queste carte parlano che tu potresti dare tanto a quella persona e anche a altre persone, perché qualcosa tu hai imparato. Ok, questo. Vediamo la persona che ti cambierà la vita. Chi è? Ah, no, dai, no, ma perché? Ora un attimo. È una persona giovane, è una persona più giovane di te. È una persona più giovane di te, è una persona positiva, con queste persone si può stare bene, si può passare il tempo bene, si può divertire, si può mangiare, si può stare insieme bene, molto bene. Io devo fare una cosa, un attimo. Dovevo guardare. Io voglio capire se questa persona, se si tratta di relazione, sì, relazione di coppia o può essere relazione, qualsiasi altra relazione. Ok, ora ti dico, è una persona giovane, subito mi fanno vedere. Guarda, a me mi viene più un ragazzo giovane. Un ragazzo giovane, un ragazzo che può essere vive con genitori. Sì,
Un cavaliere che ti corteggia, ragazzo romantico, ma voi avete due livelli diversi, tu sei saggia, grande, adulta, e lui è ancora, non è come te, non è così spirituale, forte come te, è meno, però con lui si sta molto bene, lui sa dire belli complimenti, lui sa scherzare, è una persona molto piacevole, tu con queste persone ti senti proprio bene, rinascere ti senti, è una persona che dovrebbe già abbandonare, mi fanno vedere una persona un po' imprigionata, quindi per questo ti ho detto che può essere che lui o lei vive con genitori, perché come se fosse, vedi, è cresciuto, dicono vai via, questa porta è troppo piccola per te, sei già cresciuto, ma non ce la fa andare via perché è una situazione complicata, qualcosa suo che non gli permette di uscire, è come un vestito che è già piccolo, bisogna cambiare vestito, comprare più grande, e questo ragazzo non ce la fa, quindi non ce la fa a passare a entrare a un altro livello, livello successivo, superiore, no? Vuole vedere cosa posto. Dopo io aggiungerò ancora carte per capire chi è, ma voglio capire come ti cambierà. Questa persona ti aiuterà a conoscere, riconoscere qualcosa tuo, scoprire la tua femminilità, la tua sensualità, i tuoi doni femminili, la tua magia, ok? Quindi questa persona aiuterà te di diventare un'altra versione di te, più quella magnetica, più quella calamita, magnetica calamita diventerai grazie a questa persona. Ora, in che modo? Voglio vedere, ma secondo me qui parliamo di passione. Un attimo. Sì, questa persona aiuterà te a sbloccare energia sessuale. Ora spiego cosa significa. Faccio esempio. Magari non è il tuo caso, ma faccio esempio. Quando il papà dice molto protettivo nei confronti di bambina, cerca di proteggerla, anche magari geloso di lei, la protegge troppo, non vuole che i ragazzi si avvicinino troppo vicino, e per lei va bene, lei si sente protetta con questo papà, ma poi inizia a sentirsi un po' soffocata. Quando ti dicono che il sesso è qualcosa di sporco, di sbagliato, oppure tu da sola lo stai pensando, da piccola o da ragazzina, e quindi si blocca, l'energia sessuale si blocca, io devo fare brava ragazza, io non posso deludere mio papà o mia mamma. Questo è un esempio. Possono essere molto diverse dinamiche, come si crea questo blocco. Il blocco può essere quando, non so, tu ti sei sentita in qualche modo abusata da piccola o da ragazzina, ti sei sentita sbagliata, in colpa, e dopo, hop, ti sei bloccata e non hai permesso poi alla tua vita, alla tua energia sessuale fluire. Quando l'energia sessuale è bloccata, spesso si bloccano anche i canali di soldi, sbloccando questa energia completamente sbloccando, a fiume, abbondanza può arrivare, proprio, cioè, puoi guadagnare bene già adesso, ma sbloccando quella energia potresti, wow, quanto guadagnare. Ma adesso non parliamo di guadagno, ma parliamo della tua femminilità, della tua sensualità, di questa energia femminile, creativa, intuizione. Riconoscere, sentire il proprio corpo, sentire qualcosa di particolare, le vibrazioni particolari, la chimica, questa alchimica, come si dice in italiano, un attimo,
Quando fare l'amore diventa quasi un rito magico, non solo un atto sessuale, ma un rito magico. C'è cioè qualcosa di questo. Ti darà questa persona. Wow, mi piace. Interessante, più giovani. Cosa io voglio chiedere? Come mai questo ragazzo è più giovane di te? Chiediamo se è lui più giovane di età oppure lui semplicemente di carattere così. È più giovane di età o carattere? È di età, di età. Di età. Lui può essere anche grande, ma essere un po' più indietro a livello sentimentale. Però molto piacevole, molto carino, molto attento, delicato. Conoscerà tutti i tuoi punti deboli, proprio una cosa interessante. Ah, ok, vediamo ancora. Voglio descrivere ancora questa persona. Possiamo provare a cambiare il mazzo. No, 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 no. Ok. Anche questa persona ha qualcosa di femminile. Allora, faccia. Faccia non è quella, come dire, come si dice, ornamenti di facciale o viso. Quando da piccolo può sembrare sia femmina che maschio, insomma, non è quel uomo come quelli film turchi, uomo caldo così, vichingo, è un po' più anche lui, un po' più femminile, può essere un po' più rotondo anche, avere la pancia o qualcosa di femminile ce l'ha, sensibilità. Per qualcuno questo uomo potevo lavorare di notte. Lavorare di notte. Oppure è una persona che vive più di notte. È più sveglio di notte che di giorno. Ecco, mi fanno vedere proprio che questa persona ti porta grandissimi cambiamenti nella vita. Che l'hanno portato le cicogne. Oh, un attimo. È una persona con la fede, religioso, fiducioso, ce l'ha la fede, non ha paura di andare a chiesa. Pregare, crede in tante cose, non solo Dio, può credere nella spiritualità, credere qualcosa in profondo, spirituale, percorso spirituale, le guarigioni, ecco questo. Questi cicogni possono rappresentare il trasloco. Quindi, che è un trasloco in vero senso, tipo lui è arrivato da un'altra città, in tua città, o da un altro paese, in questo paese, oppure lui è andato in un altro paese per tanto tempo a vivere e dopo è ritornato indietro. Trasloco. Ok.
questo. Nonostante è una persona, nonostante una persona sensibile e un po' immatura sentimentalmente, questo ragazzo è un ragazzo che è stato indipendente. Indipendente, non so, magari ha studiato lontano da casa, o è andato a lavorare in un altro paese. O ancora qualcosa, lui ha fatto delle esperienze dove lui era molto indipendente e questa cosa di lui ha reso una persona responsabile, molto protettivo, responsabile, orso, venuto proprio orso, anche se dentro di lui c'è questa sensibilità, metti fiocchetti in testa. Nei tuoi confronti lo puoi sentire più giovane, più pulito dentro, più sensibile, più romantico magari in qualcosa, però è un orso, orso chiotto proprio. Quindi. È una persona profonda molto. È una persona che ha fatto comunque le sue esperienze, ha fatto un percorso di vita. Ok, adesso andiamo a vedere come ti cambierà. Io vedo tanto risveglio dell'anima, risvegliata anima. Prima scopre tutto il tuo potere. La tua magia interiore, la tua energia streghesca, come dico io, strega, energia strega, e la tua intuizione. Dopo vedo che diventi molto più profonda, più spirituale grazie a questa persona, più saggia. Mi fanno vedere che questa persona ti porterà verso la tua anima, ti riporterà verso la tua anima. C'è la sensazione che questa persona ti può portare in eremita. Quando tu sei sola, come dire, tu fai il distacco dalla vita sociale, non inizi a meditare, inizi il percorso spirituale, inizi magari, senti più fortemente la natura, vivi nella natura, sei più connessa alla natura, ripeto, mille volte ho detto già, quando inizi a sentire e vedere le cose da un altro prospettivo, quando le cose materiali di vita diventano non sono più così tanto importanti quanto quelle spirituali, lui insegna, lui ti dà un grande dono, perché questo è importante, a sapere. Sentire, vedere la propria anima. Magari questa anima dopo tu riuscirai a aiutare anche gli altri a vedere l'anima. Comunque ti porterà verso l'anima. Vediamo lui o lei come rimarrà. A me io ho la sensazione che questa persona è la tua fiamma gemella. Perché questa persona rimarrà nella tua vita sempre. C'è una forte connessione. Rimarrà per sempre nella tua vita, sarà il tuo faro, sarà una tua guida, un qualcosa che comunque ti aiuta a non perdere la strada che stai seguendo. Ecco. Però io non lo so se voi riuscite a vivere questo rapporto a livello di carne, cioè dopo, nel futuro, se voi riuscite a vivere il rapporto di
reale, perché qua tanta spiritualità in questa stesa. Non lo so. Allora, anche se voi potete essere qua fiamme gemelle, non sempre fiamme gemelle non si incontrano. Si incontrano quando imparano tutto, si incontrano. Però qui non basta che tu impari, anche se parlando di fiamme, tu se fai il percorso di guarigione su di te, anche se lui o lei non lo fa, tu comunque cambi, tu riesci a cambiare. Anche lui, insomma, questo. Quindi questo è un privilegio di fiamme. Però io quando sento fiamme mi fa, oh no, perché è una cosa troppo complicata. È complicato stare insieme, molto complicato. Vediamo quando qua. Ahia. Mamma mia, quando succederà? Non dicono quando, mi dicono che tu dovrai svegliare dall'illusione, che questa persona ti porterà, ti toglie l'occhiale rosa, tu ti svegli da un sonno come una principessa addormentata, vedrai la realtà, che dovrai anche entrare nelle tue paure. Insomma, qua proprio la stesa parla di qualcosa spirituale molto forte. Io ho finito questa stesa, raccontate se avete riconosciuto questa persona, come vi siete trovati. Io adesso fermo e noi andiamo alla terza variante. Andiamo avanti, variante numero 3. Questa variante voglio fare in un modo particolare, in un modo diverso. Voglio usare tarocchi e anche questo oracolo. Iniziamo con tarocchi. Vediamo la tua energia in questo momento, come prima cosa. Adesso sei tu questo. E qui aggiungerò l'oracolo. Adesso chiediamo alla persona, che persona è questa persona che ti cambierà la vita? La sua descrizione. Descrizione di questa persona. Ok. Adesso chiediamo come ti cambierà, quindi come eri prima e come dopo. Il tuo sentirsi, che cosa sentirai dopo, quando ti cambierà la vita, insomma. E vediamo come sarà lui per te, chi sarà lui o lei, insomma, per te, questa persona. Ok, adesso voglio aggiungere oracoli. Ultimamente la terza variante è un po' diversa e particolare, quindi ho deciso di lavorare in questo modo. Allora, tu come sei adesso, la tua energia adesso con me, voglio prendere due carte oracolari qua. Ok, come eri, come sarai qua. Ok, come ti cambierà la vita? Qua. Qua. Perfetto, dopo ti spiego tutto. Ok, andiamo. Tu adesso. Regina di Coppe, qui abbiamo il psicologo. Ok. Therapist, qua abbiamo la donna che sta scrivendo e qua è venuto qualcuno da lei e lei lo sta ascoltando. Quindi può essere che sei una psicologa, una insegnante, una terapista in qualche modo, crocerossina,
non so come chiamarti, è un aggettivo, ma si vede che ce l'hai questa capacità di ascoltare e aiutare altro, ok? Sensibilità di ascoltare e aiutare, indirizzare, ce l'hai questa empatia, compassione. Ok, se questa donna è matura con capelli bianchi, questo non significa che sei matura con capelli bianchi, ma questo rappresenta la saggezza. La saggezza, lei si è sbiancato i capelli perché ha fatto delle esperienze, insomma, è saggia. Andiamo a chiedere, prendiamo un'altra carta. Ok, sei una stratega, quindi sei intelligente, sai come giocare. Vedi, qua abbiamo shakmat, scacchi. Questo sì, sai fare il bingo, ok? Sei molto empatica e puoi capire le cose che magari altri non lo sanno. Sai interpretare, sai scoprire, sai indirizzare. Quindi tu sei, c'hai un'energia, se non lo fai per lavoro, altre persone possono chiederti aiuto, consiglio e tu saprai dire quello che altri non sanno dire. Ecco, sai proprio. Come fregare in senso positivo, fregare le serrature, ecco, a scoprire, sbloccare le serrature, scoprire password di anime, di cuori, password, scoprire, mi viene più dire questo. Oh, il caro, c'è tanta passione, c'è tanta energia in te. È la strada che tu vuoi fare e che tu stai facendo. Una persona in gamba, una persona che non si ferma, tutta avanti, avanti tutta, sì. C'è la voglia di vivere, voglia di vedere il mondo un po', o di farsi vedere, o di vedere. Ok, vediamo queste due carte. Qui parliamo di esperienze negative. Qua mi fanno vedere esperienza negativa e un'intuizione. Qui forse sei diventata così come sei perché hai avuto esperienze negative, amorevoli, amorose, relazioni negative hai dubitato tante volte. Hai avuto dubbi su di te stessa, hai avuto dubbi su altri e questi avere dubbi, non avere la certezza, ha trasformato, ha creato in te una persona estremamente sensibile, sensitiva, mi viene da dire. Bene, adesso andiamo a vedere questa persona. Regina di denaro. È una donna. Tu sei donna venuta e questa donna, quindi noi parliamo del tuo sesso. Se tu sei donna, è donna. Se tu sei uomo, è uomo. Ok? Facciamo così. Ok, donna matto. C'è una donna. Questa donna è una donna che non è abituata a perdere, ha bisogno di vincere sempre. Una donna rischiosa che rischia, una donna che non conosce i limiti, non conosce i freni. Una donna che ama la vita e vuole rischiare, vuole godersi la vita. Questa donna può saltare da un ponte con occhi chiusi per fare un selfie. Vabbè, scherzo, perché ce l'abbiamo sei di spade, sei di bastone. Potrebbe fare qualcosa di pericoloso, scioccante per fare la differenza, per essere diversa da tutti, ecco. È una donna genuina, buona, non è cattiva. A volte può sembrare un po' snob, a volte può sembrare.
È una donna che ama comfort e può essere molto brava parlando di famiglie, di bambini, di casa, ok? Responsabile, brava, sa come creare questo comfort dentro casa, sa come accontentare familiari, no? Buona cena, buona atmosfera di famiglia, tutto questo come la mamma. Ok, queste qualità di mamma lei ce l'ha. E dopo lei una pazza amica, una pazza senza freni, fenomeno qua mi viene. Questa sono io. Non scherzo. Ok, 5 di spade e 3 di denaro. Questa cosa lo devo aprire. Ok, è stata vittima. È stata vittima. A me viene la sensazione che tu conosci, incontri questa persona in una situazione proprio dove lei era vittima e tu come se fosse li vuoi aiutare. Qualcosa succede a questa persona e tu li vuoi aiutare. Potrebbe essere anche sul lavoro. Siccome tu sei venuta in quell'energia di una psicologa, di una che aiuta. E questa persona potrebbe avere il bisogno del tuo aiuto. E saltava, saltava e si è fatto male. Oddio, scusate. Ok. Oh, dopo apriremo chi è questa donna. Vediamo come lei ti cambierà la vita. Ruota di fortuna. Che belle carte. Tu grazie a lei sarai molto felice, ma siccome qua bambino e qua bambino. Potrebbe essere che tu sarai molto felice e c'è un bambino. Questo bambino potrebbe essere il suo bambino. Un attimo. Allora. Io vedo che tu quando conosci questa persona non stai male, tu comunque quando la conosci, quando la incontri, hai fortuna, la tua vita sta andando avanti, hai belli tempi nella vita, non brutti, però sembra che questa persona ti dà il senso di vita. E siccome c'è questo bambino, io voglio chiedere, se devo leggere come bambina? Ah, e tu bambino. A me viene da pensare che questa è semplicemente un'amica fedele, un'amica con quale tu potrai essere bambina, con quale tu potrai ridere, che lì ti darà proprio questa felicità, persona con quale tu puoi uscire, divertire, fare le cavolate che vuoi fare. Quando nessuno vede, non lo so se tu hai bisogno di fare. Io ho bisogno, per esempio, di fare le cavolate. Quindi, è una compagna di tua vita, qualcuno con chi tu puoi incontrare. Puoi stare a ridere, ridere finché ti fa male la pancia. La persona con quale tu puoi uscire, hai la compagnia per uscire. E ogni volta che state insieme siete felici. Vediamo questo.
Divertimento, ragazzi, qua tutto mi parla di divertimento. Tu con queste persone ti divertirai tanto, qualcuno viaggerà proprio insieme. E vedi, e prima di te, prima di lei, tu hai la fortuna, però sembra che come tu non ti senti compresa, come che tutto va bene nella vita, ma c'è qualcosa che manca, e quello che manca è manca la vera gioia, la spensieratezza, la felicità. Ecco. Guarda, come ti sentirai? I bicchieri e parlare, vedi? Comunicare. Quindi, come tu avrai con chi parlare? Ragazzi, avere un'amica così è veramente un grande dono. La persona in compagnia a quale tu puoi stare, puoi sentirti a tuo agio. E questi bicchieri non significa che tu devi bere con questa persona, ma che tu puoi parlare di tutto. Condividere quello che vuoi condividere, raccontare quello che vuoi raccontare, e è una cosa piacevole da entrambe le parti, sia dalla parte tua che dalla parte sua. Siete un po' diversi, tu sei tanto empatica, intelligente, sveglia, lei è un po' più pazza, proprio pazza mi viene. Avrà anche qualcosa un po' simile al narcisismo. Non so se la facciamo foto, mettiamo tanti selfie con qualcosa, ma non perché è una narcisista, ma avrà anche, saprà vestirsi bene, apparire bella, vorrà apparire, lei è un po' così, questa ragazza, ma ti porta tanta vitalità, tanta gioia, proprio, sembra che proprio questo ti manca, ti mancava e ti danno. Interessante, molto bene. Come se fosse qua ce l'ho la carta di karma, come se fosse ti sei meritata, come un premio, ti dicono tu ti sei meritata avere un amico così, una persona che c'è vicino a te. Andiamo a vedere come lei sarà nella tua vita, imperatore. Regina di spade, lei è una persona di quale tu puoi contare, ok? Puoi fidare di lei. Oh mamma mia, mi piace questa stessa. Ti puoi contare, ti puoi fidare, ti darà sempre l'aiuto, ti sentirai protetta. Saprai proprio che c'è una, perché c'è anche il maschile, lei ce l'ha forte, quindi anche questo carattere forte, un po' dominante, no? E tu con lei ti sentirai proprio protetta, al sicuro, felice, insomma. Lei rimarrà nella tua vita. Ma io penso che lei rimarrà per sempre. Ho detto per sempre, e qua è venuta la carta di End, separazione. A me sta arrivando una cosa, questa donna tu potresti, sai come incontrare? Tu potresti avere una storia, non so, tu hai incontrato un lui, che è compagno, ok? E questa donna è la sua sorella, o la sua nipote, o ancora qualcuna, e tu con quel tizio ti separi, ma lei rimane. Un qualcosa così, proprio come la vita, guarda, sono piena di brividi. Come la vita che ti ha fatto incontrare con quella persona per incontrare con questa donna. Perché mi fanno vedere la separazione, però la donna rimane. E c'è la separazione e tu ce l'hai questa persona che ti sta accanto. E lei rimane. Ecco. E anche questo imperatore ce l'abbiamo.
Lei sarà quella che non ti abbandona e quella che rimane con te anche quando tutti sono contro. Lei sta sempre dalla parte tua, guarda, è un tesoro. Questa stesa mi piace più di tutti. È bellissimo. Questo non abbiamo chiesto. Quando sarà? Già scappato. Ma per qualcuno, vabbè, se tu sei ragazza arcobaleno, può essere che è la tua ragazza, perché qua il desiderio sessuale è venuto. Non mi dicono, dice, fatti sorprendere. Quando sarai pronta? Bene, pronta, pronta. Possiamo provare a vedere ancora qualcosa di questa persona con un altro mazzo. Due, vedi, venuti, una più giovane e una più grande. Voi due siete una più giovane e una più grande, ma vi sentite molto bene a parlare di tutto. Non so chi di voi è più giovane e chi è più grande, ma c'è la differenza di età. Ma voi parlate di tutto, vi sentite proprio come della stessa età. Qualcosa c'è la prigione legale, prigione, qualcosa di documenti, scoperta di documenti. Non lo so, sembra che qualcuno l'ha abbandonato o l'ha tradito in qualche modo a livello legale. Eppure, comunque, lei è riuscita a cambiare la vita e sistemare tutto. È andato anche, si è spostato con treno, con aereo, non so con cosa. Ah, ok, lei è stata tradita da una, abbandonata, tradita da una donna falsa. Oppure uomo aveva una donna e è stata tradita lei da questa donna, da questo uomo e donna, non so. Abbandonata, tradita. Sempre mi fanno vedere qualcosa di legale, qualche, però poi si risolve tutto. Non lo so, questa era un'informazione aggiuntiva, per magari riconoscere già adesso, magari conosci questa persona, per riconoscere questa persona, insomma. Io ho finito. Raccontate, vi leggo tutti, mettete like. Io vi saluto, vi bacio. Ciao ciao.